Salve a tutti amici di Gimba Network, il mio nome è Matteo Bini e vi do il benvenuto al 18° episodio di VG News, l'unica serie settimanale che esce ogni lunedì in esclusiva su Gimba Network, che vi permetterà di rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità del mondo dei videogiochi. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo immediatamente qual è la notizia di apertura per questa settimana. Sony non ha ancora abbandonato PlayStation 3 e questa dimostrazione ci viene da un annuncio fatto da Insomnia Games, che ha presentato un'esclusiva per questa console. E non un'esclusiva qualunque, si tratta di un nuovo Ratchet & Clank. Questo titolo ha eccitato e emozionato un sacco di videogiocatori, perché pensate un po', gli sviluppatori hanno affermato che il gioco sarà un ritorno alle origini e quindi a quei capitoli tanto amati della generazione PlayStation 2, che erano stati considerati dei capolavori sia a livello di critica che di pubblico. Noi a Gimba Network siamo davvero curiosi di vedere quello che sarà il risultato finale, soprattutto speriamo che non si tratti di una mezza delusione o di un flop, come erano stati giudicati dai fans più severi e più hardcore della serie gli ultimi episodi rilasciati per PlayStation 3. A questo punto però mi sorge un dubbio: se non abbiamo una PlayStation 3, ci conviene comprarla adesso per poter giocare a questo nuovo titolo? Molto probabilmente no, perché infatti se questo gioco sarà un successo commerciale e le premesse ci sono tutte, beh, quasi sicuramente verrà portato in seguito anche su PlayStation 4, quindi io suggerirei di aspettare. Sempre parlando di nuove uscite, ma soprattutto di nuove console, ecco una notizia che riguarda The Witcher 3. È stato confermato infatti che non vi sarà nessuna differenza a livello grafico e di prestazioni per quanto riguarda le varie versioni del gioco, che lo giocheremo su PC, Xbox One e PlayStation 4, non farà alcuna differenza. Molti console gamer avranno gioito della notizia, ma se ci pensiamo bene non c'è niente di così particolare. Alla fine è facile stare dietro per quanto riguarda le prestazioni ad un computer quando si fa un aggiornamento hardware, proprio per stare a pari passo con la tecnologia dei PC. Semmai dovremo vedere tra un qualche paio d'anni se vi saranno delle differenze rilevanti tra personal computer e console. Comunque adesso non è il caso di preoccuparci di queste cose e godiamoci tranquillamente le novità Sony e Microsoft. E prima di essere dichiarata definitivamente morta, quindi fuori produzione, non supportata, non ti vuole più nessuno Xbox 360, insomma, c'è stata questa notizia, una nuova beta per quanto riguarda Xbox Live, aggiungerà nuove funzionalità e migliorerà le prestazioni, però non sappiamo di fatto di che cosa si occuperà. Personalmente ho il sospetto che questo tipo di aggiornamento e queste funzionalità che verranno introdotte serviranno un pochino a fare della transizione al vecchio Xbox Live di Xbox 360 al nuovo Xbox Live di Xbox One, e quindi magari verranno testate alcune cose che poi verranno introdotte, eccetera eccetera, quindi è una specie di trampolino di lancio per la nuova console di Microsoft. Torniamo a parlare di videogiochi con un titolo molto desiderato e molto atteso. Avete capito bene, stiamo parlando di Kingdom Hearts 3. In una recente intervista, Tetsuya Nomura, insomma, come cavolo si pronuncia questo tipo giapponese, ha dichiarato che gli farebbe piacere poter inserire parti dei mondi immaginari di Star Wars e Marvel all'interno del suo prossimo videogame. Ha anche affermato che però questa cosa al momento è alquanto difficile, dato che Disney, per una serie di motivi legali, sta bloccando l'azione. Ciononostante, vi saranno sicuramente delle sorprese per i giocatori all'interno del nuovo episodio di Kingdom Hearts, e io, in quanto fan di Star Wars, spero che non riguardino assolutamente il franchising posseduto un tempo da George Lucas. Perché no? Star Wars e Kingdom Hearts, e Marvel, supereroi, Jedi e cose giapponesi, boh. Come molti di voi sapranno, anzi spero tutti, perché altrimenti avreste dei seri problemi, l'estate è iniziata da un po'. Ormai siamo circa a metà di questa stagione e fa abbastanza caldo ed abbiamo anche parecchio tempo libero a nostra disposizione. E qual è il miglior modo per passare l'estate? Forse stare al mare. Forse
Stare in montagna? Forse stare al lago? Oppure, deve essere stare in campagna. Ma no, niente di tutto questo. Tutti sanno che il miglior modo per passare l'estate è stare incollati di fronte al PC con il sudore grondante e cercare di svuotare l'intera collezione Steam. Esatto, Steam Sales Tracker. Ecco la pagina web che fa per noi, il collegamento e il link che ci permetterà di monitorare tutti i saldi Steam, dal più caro al meno caro, anzi dal più vantaggioso al meno vantaggioso, da quello riguardante i DLC a quello riguardante i giochi completi, da quello che riguarda i pacchetti e quello che riguarda i pacchetti che nessuno vuole. Insomma, Steam Sales Tracker è una pagina web che ci permetterà di controllare tutti i saldi prodotti sul Digital Delivery Shop di casa Valve in modo da poter usufruirne e sfruttarli al meglio. Che cosa state facendo ancora lì in montagna? E tu, che sei al lago, cosa vai in vacanza al lago? Corri subito a casa, accendi il PC e svuota l'intera carta di credito di tuo padre. Sicuramente sarà fiero di te. Piccola nota, Steam Sales Tracker è in descrizione, il link. Noi di Gimba Network non siamo assolutamente responsabili del fallimento economico della vostra famiglia, quindi sono cavoli vostri. E finalmente siamo arrivati alla notizia veramente interessante della puntata, Worms 3 esclusiva mobile. A quanto dice Team 17, le precedenti versioni mobile di Worms sono state un successone e produrre il terzo capitolo è stata una cosa praticamente naturale. Worms 3 avrà una nuova veste grafica, nuove armi e nuove meccaniche di gameplay, in parte ispirate a Worms Revolution, ed infatti i temi di gioco su cui potremo disputare le nostre partite, come potete vedere dalle screenshot, possono ricordare vagamente Worms Revolution. Per il momento uscirà prima su iOS e poi secondo me faranno anche un porting su Android, come è stato fatto per Worms 2 Armageddon, con circa un anno e mezzo di distanza. Per ulteriori informazioni vi invito a guardare la puntata che prima o poi girerò su Team 17 Newsita, dedicata appunto a Worms 3, esclusiva mobile. Purtroppo non posso continuare a parlare di Worms e della Team 17, perché il copione qua adesso dice che devo passare alla prossima notizia. Anche se sono convinto che voi, pubblico, preferireste di gran lunga che io iniziassi a raccontare tutte le mie esperienze collegate al mondo degli anelliti più bellicosi, violenti e crudeli al mondo. Ma le regole sono regole, quindi prossima notizia. Sony manterrà la promessa di supportare e promuovere gli sviluppatori indipendenti. Il creatore di Thomas Was Alone ha addirittura affermato in un'intervista che grazie alla possibilità di mettere il suo gioco nel PlayStation Plus, il suo prodotto ha ricevuto molto più visibilità e quindi maggiore successo. È facile dedurre quindi che PlayStation 4 sarà incentrata anche sui giochi indie, che può essere sia un bene che un male, perché infatti non tutti i giochi indie, almeno a mio parere, sono di buona qualità, ma anzi spesso cercano un pochino di far leva sul lato nostalgico di noi giocatori. Vedremo comunque quali titoli verranno pubblicati, se saranno tutti di qualità e se soprattutto varrà la pena acquistarli. E prima di passare alla notizia di chiusura vera e propria, piccolo aggiornamento per quanto riguarda la situazione nuove console. C'è stato comunicato recentemente che i preordini per Xbox One e PlayStation 4 sono terminati, quindi se volete una nuova console dovrete aspettare per forza la data di uscita. E per la conclusione abbiamo un'ultima perla finale. Si tratta di Splinter Cell Blacklist, nello specifico della modalità Perfectionist, una modalità che ci permetterà di rivivere le sensazioni dei primi Splinter Cell. Almeno questa è la speranza dei fans più hardcore. Sarà una modalità assurdamente difficile in cui le guardie saranno intelligenti, potranno sentire i nostri passi ancora meglio, ci vedranno subito, insomma dovremo essere per forza stealth, dei fantasmi, e tornerà allo slogan dei vecchi Splinter Cell, ovvero l'oscurità sarà il tuo unico alleato.
Questo è quello che hanno detto gli sviluppatori, ma non sappiamo effettivamente se questa modalità sarà davvero difficile come promette, oppure sarà ancora una volta una sorta di specchio per le allodole per cercare di ingannare anche i giocatori più vecchi della serie. Ed anche questo episodio di VG News è giunto finalmente alla conclusione. Dico finalmente perché nella stanza in cui sono per registrare questa puntata, ho dovuto chiudere la finestra, spengere il ventilatore, tutto questo per assicurarvi una qualità audio il più decente possibile. Però fa caldo, tanto caldo. Comunque vi ringrazio per averci seguito e vi invito a continuare a seguirci. Mi raccomando, lunedì prossimo non perdetevi VG News. È tutto da Matteo Bini per Gimba Network. Ci vediamo ad un prossimo video. My mind.